Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, si parla tanto di pirolisi in questo periodo, complice l'aumento sproporzionato di pellet, metano e quant'altro. Non è una soluzione immediata, però volevo cominciare a parlare con voi, a fare qualche esperimento su questa piccola stufetta pirolisi, dal costo di 30 euro, l'ho comprata su Amazon. E voglio mostrarvi come funziona, a cosa serve e quali sono le potenzialità soprattutto della combustione a pirolisi. Lo vediamo dopo la sigla. Allora, rieccoci sul canale. Visto che non mi voglio far mancare niente, ne ho comprate due, perché voglio accelerare i tempi dei test. Allora, che cos'è questa? Intanto vi arriva questa confezione qua, è della Lixada, la trovate su Amazon, ma la trovate anche su AliExpress. Insomma, su AliExpress costa una ventina di euro, su Amazon ne costa una trentina. Qui c'è da attendere 15 giorni, questa 24 ore. Questo è un fornelletto da campeggio, è nato come fornelletto da campeggio. Né più e né meno. È fatto in metallo molto sottile, non gli si dà molto credito a vederla così, eh? Però ho visto alcuni video e infatti poi voglio provarlo insieme a voi e credo che ci sia del potenziale dietro a questa stufetta qua. A me serve non perché faccio campeggio, ma mi serve perché, intanto la smonto, voglio capire le potenzialità della combustione a pirolisi. Questo è ciò che vi arriva. Ecco qua, questa la mettiamo da parte. Allora, due parole sulla pirolisi. Col processo di pirolisi viene indicato un processo di decomposizione termochimica non ossidativa, cioè in assenza di agenti ossidanti, in questo caso l'ossigeno, applicato a diversi materiali di natura organica, in questo caso biomassa. Voi dovete sapere che qui dentro, la rimonto, vi faccio vedere, qui dentro noi possiamo mettere qualunque tipo di biomassa, legno, pellet, foglie. Tutto ciò che può bruciare e devo essere sincero, forse unico in Italia, proverò a bruciare le ghiande per avere veramente una combustione a costo zero. Le ghiande che cadono dalle querce sono per terra, sono un ottimo carburante, ma lo vedremo poi insieme. Comincerò i test ovviamente con del pellet, poi farò dei legnetti, del nocciolino, vediamo un po' la differenza. In parole povere, cos'è la pirolisi? A differenza del braciere tradizionale, dove bruciamo la legna, per esempio, si brucia la legna e si sviluppa il calore e si sviluppa anche monossido di carbonio, si sviluppano dei gas che non sono combusti, sono incombusti, vengono poi evacuati tramite la canna fumaria e quindi perdiamo una parte delle potenzialità di riscaldamento della biomassa. Con la pirolisi invece non bruciamo la legna che mettiamo dentro, la biomassa in generale. Questa viene riscaldata a 200-300 gradi, poi siccome è in assenza di ossigeno non brucia ma crea un gas, si chiama syngas. Questo gas qui, arrivato a questa altezza qua, dove ci sono gli altri fori, prende fuoco a sua volta e raggiunge temperature anche di 1000 gradi. Quindi cosa succede? Noi abbiamo una combustione con una percentuale di ottimizzazione pari al 90%, 95% contro il 30-40% della combustione normale. E piano piano la biomassa, non bruciandosi, semplicemente si consuma. Alla fine, qual è il bello di questo discorso? Che la biomassa che rimane sul braciere, lo chiamo braciere, ma in realtà poi diventa soltanto un contenitore. Questa biomassa si carbonizza, diventa carbone vegetale, si chiama biochar, e questo carbone vegetale, in grandi scale ovviamente, non questi pezzettini che facciamo qua dentro, si può interrare nel terreno per fertilizzarlo in modo naturale. Quindi, dalla stessa biomassa, noi otteniamo due cose diverse. Un calore enorme derivato dal syngas, cioè dal suo gas che viene riprodotto e bruciato, e il carbone, ovvero il biochar, che rimane sul fondo di questo contenitore, viene poi interrato e diventa concime, quindi non si butta via niente. Ha un'efficienza altissima visto nel suo insieme. Allora, visto che questo è un fornelletto da campeggio, vi spiego cosa serve questo piattino. Noi non lo useremo, ma vi spiego brevemente. Siete in campeggio, si può mettere questo. All'interno del piattino si può mettere dell'alcol oppure delle tavolette di combustibile solido. Semplicemente poi, una volta che la fiamma ha preso, ma con l'alcol e con questa tavoletta prende immediatamente, inizia subito l'effetto pirolisi, si cucina tranquillamente la propria pietanza. Ora, noi che non interessa questo discorso qua, semplicemente cominciamo a utilizzarlo con il pellet e vediamo un po' come funziona. Allora, visto che sono in casa e mi sono appoggiato sulla mia cucina economica,
Questo non si può più toccare fino a quando non si raffredda, una volta acceso ovviamente. Quindi metterò pochissimo pellet giusto per avviare la combustione e vedere il momento in cui si trasforma in pirolisi, in cui la pirolisi avviene, perché non è immediato, ve lo spiego strada facendo. Quindi metterò all'inizio pochissimo pellet dentro, lo peso qui con voi. E la prima accensione che faccio, la faccio con voi, misuro pochissimi grammi di pellet, diciamo un centinaio di grammi. Questo perché dal momento che si accende, ovviamente poi non la posso più toccare perché diventa incandescente qua sopra e devo farla raffreddare, quindi giusto per capire quando è che comincia l'effetto pirolisi. Non è immediato, lo vedremo e ve lo spiego strada facendo, non è che si accende e parte la pirolisi. Ecco qua, abbiamo 100 grammi. Qui ci staranno circa 200 grammi al massimo. Come innesco basta una spruzzata di alcol, mi raccomando, una volta che si è messo l'alcol poi lo si allontana perché è esplosivo, è molto pericoloso. No, scherziamo con l'alcol. Ecco, è partito, si è acceso. Ora dobbiamo semplicemente attendere che si inneschi il pellet. Questo lo tolgo perché voglio farvi vedere l'effetto. Una volta che si sarà innescato il pellet, comincerà a bruciare e all'interno della camera, tolto il primo strato di pellet che brucerà, la parte sotto, cioè il pellet che sta sotto, non sarà raggiunto dall'ossigeno. A quel punto sprigionerà dei gas, appunto come dicevo prima, il syngas. Il syngas salirà perché è più leggero dell'aria, è più spinto anche dal calore, e a sua volta prenderà fuoco attraverso questi forellini qua. Quindi noi vedremo una fiamma alta, molto sottile, molto in balia del vento, passatemi il termine, infatti dopo la lampada la devo spostare, e questa fiamma è l'effetto pirolisi che sta facendo effetto. Comincio a spostare la lampada perché comincia a dar fastidio. Allora, ho un po' di idee in testa, grazie anche ad alcune persone a cui mi sto rivolgendo che sono molto molto più avanti di me in questo ambiente qui, su questo argomento. Io, per me è l'inizio, però a me piace cercare di fare gli esperimenti, capire, vedere come funziona e poi spiegarvi mano a mano quello che imparo. Io ho sempre fatto così su questo canale, in modo tale da dare anche a voi la possibilità e il tempo di seguire un po' i vari step, i miei progressi, e magari se volete prendere spunto, ecco, fare i vostri esperimenti. L'idea mia qual è? Visto che le dimensioni lo permettono, se funziona come deve funzionare, io vorrei riscaldare e utilizzare questa cucina economica a legna, la legna si metterà dentro per chi non lo sapesse, il fornelletto da campeggio lo metterei direttamente sul braciere e voglio vedere se riesco a cucinare la sera, mi serve circa accesa per un paio d'ore, utilizzando solo materiale di scarto come possono essere appunto legnetti, ghiande, fogliame e quant'altro. Se riesco a fare questo ho raggiunto un risultato enorme. Allora, intanto che la combustione va avanti, vi dico qualche altro vantaggio. Le stufe pirolitiche, ovviamente questa in piccolo ma anche quelle grandi, leggerete in giro che non hanno bisogno di canna fumaria perché non emettono monossido di carbonio, in realtà ne emettono talmente poco che è quasi irrilevante. Ora, le normative italiane non lo permettono per fortuna, quindi comunque se utilizzate una stufetta del genere, un braciere, una stufetta, bisogna avere una canna fumaria efficiente, a norma, perché col monossido di carbonio ci si lascia le penne. Avevo fatto un video un paio di settimane fa su un rilevatore di monossido di carbonio che ho messo vicino al mio termocamino, vi lascio qui in descrizione il link, andatevelo a vedere perché è interessante, non bisogna scherzare con monossido di carbonio, ci si lascia le penne. Allora, il pellet sta iniziando a bruciare. Allora, in Italia le stufe che funzionano a pirolisi sono veramente molto poche, sono molto diffuse nel nord Europa, in realtà anche in Alto Adige, comunque dall'Alto Adige in su, Austria, Germania, in realtà nei paesi più freddi, perché hanno, come vi dicevo, un'efficienza altissima. Con pochi chili di legna si possono riscaldare parecchi metri quadri di ambiente per molte ore se la stufa ha un accumulo importante, se ha una massa importante, la massa si riscalda dall'interno e rilascia il calore lentamente. Vedrete in giro anche molti video molto ben fatti di stufe fatte in modo artigianale che però hanno un costo che vanno dai 4.000 euro, quindi non è proprio la portata di tutti e sicuramente non si può fare in questo momento, siamo a novembre, non è che uno ci si mette adesso a farla perché occorre del tempo, quindi il mio vuole essere soltanto una prova, un esperimento per capire come funziona. Poi da lì
sviluppo tutto ciò che mi serve per cercare di utilizzarlo per le mie esigenze. Quindi questa è una stufetta da campeggio, non è che può fare i miracoli, però a me interessa imparare il principio, poi da lì parto e mi conosco e so quello che riesco a fare. Ma già se questa riesco a metterla dentro questa cucina economica, io ho risolto un po' di problemi. La combustione sta andando abbastanza bene. Tenete conto che questo pellet lo tenevo nel locale caldaia dove è molto caldo, quindi è molto asciutto. Ovviamente il materiale deve essere di qualità, ma soprattutto deve essere asciutto, perché se mettiamo dentro biomassa umida non funziona, non può andare. Allora interrompo il video perché tanto continuare a vedere una fiamma che arde non è molto interessante. Nel momento in cui comincia a formarsi la pirolisi, riaccendo e ne riparliamo. Allora, sono passati forse 3 minuti da quando ho spento la telecamera, adesso l'ho riaccesa subito. Ho rimesso la parte superiore, ecco, è iniziata la pirolisi. Vi mostro una cosa, guardate. Mi avvicino con lo zoom perché non posso fare altrimenti. Se notate, le fiamme non arrivano più dal fondo, ma dai lati. Vedete dove ho il dito io lì? Ecco, sta uscendo la fiamma dai fori. Questa è l'aria secondaria e la fiamma esce esattamente da lì, segno che la pirolisi è avvenuta. Come vi dicevo, la fiamma, vedete, è molto allungata. Parliamo di, allora, metto la mano vicino, parliamo di circa 30 cm di fiamma. Ho qui il rilevatore temperatura. La parte superiore della stufetta arriva intorno ai 110 gradi. Guardate che bella fiamma. Ma guardate che roba affascinante proprio. Ora sono curioso di vedere quanto dura. È circa 5 minuti che è attiva con 100 grammi di pellet. Quindi cominciamo a capire che autonomia può avere una stufetta del genere con 100 grammi di pellet. Guardate che spettacolo di fiamma, guardate che bella che è. Sul web troverete anche molte persone che hanno costruito in proprio delle stufette, dei bracieri, ecco, chiamiamoli così, dei bracieri da mettere poi dentro il termocamino per non sporcare tutto intorno. Hanno fatto dei lavori eccelsi, molto belli. Allora sposto la stufetta più verso la... ecco, se non mi brucia il legno, guardate che spettacolo. Sono passati circa 8 minuti da quando è iniziata la pirolisi, la fiamma è molto bella, stabile. Tenete conto che ovviamente sono in casa, non c'è vento, perché altrimenti si muoverebbe la fiamma. Continuo le rilevazioni. Ecco, siamo arrivati intorno ai 140 gradi sulla parte superiore. La fiamma è molto stabile e qui si vede veramente bene. Vedete come funziona. Ovviamente, non ve l'ho detto prima, le stufe pirolisi non necessitano di corrente per funzionare. Questo ne è un chiaro esempio. Ci sono però alcuni esperimenti, anzi, c'è una stufa pirolitica in produzione, anche se in fase sperimentale, che utilizza una ventola nella parte sottostante per cercare di aumentarne l'efficienza. È un progetto interessante, ma non è questo il momento di parlarne. Quello che interessa a noi è sapere che questo tipo di combustione avviene in assenza di corrente. Sono passati circa 10 minuti adesso, comincia ad attenuarsi leggermente, si ingassa e quindi la fiamma, da alcuni fori laterali non esce più niente, da altri sì, però vedete, piano piano, vediamo fino a quando arriva, poi la farò raffreddare, una volta raffreddata vediamo insieme il biochar che si è formato al fondo. Quindi 100 grammi di pellet, siamo stati accesi circa 12-13 minuti, quindi questo mi fa pensare che se riempio il contenitore riesco a farci un 25 minuti buoni, insomma. Tenete conto che volendo adesso potrei aggiungere un po' di materiale, piano piano lui riprende e riparte. 122 gradi, 69 gradi la parte esterna, 79 gradi la parte, 90 gradi la parte sotto, 100 gradi. Quindi la parte inferiore è più calda della parte superiore in alcuni punti, non lì, non sulla parte dove si appoggia la pentola, quella è la parte più calda di tutte. Vediamo dentro, ci possiamo avvicinare, ecco, abbiamo le braci, una volta che si raffredda quello diventa concime. Ora questo è pellet, io di sicuro non lo butto nel terreno, ma se avessimo biomassa normale, legnetti, foglie e quant'altro, quello sarebbe un ottimo concime. Bene, ci rivediamo una volta che si è raffreddata e vediamo un po' cosa è successo. Riaccendo solo un attimo la videocamera perché ho messo la mano sopra. Non si sta. Allora, guardate, all'altezza di circa 60 cm la mano brucia
emette un calore enorme. Ai lati non tantissimo, riesco ad avvicinarmi, vedete? Ma sopra ancora si sprigiona una temperatura eccezionale. Quindi questo mi fa ben pensare che il mio progetto di alimentare questa cucina economica con questo fornelletto, forse, tolto il discorso autonomia, potrebbe essere una buona idea. Allora, il nuovo test lo faccio con del cippato. Questo l'avevo fatto io, il cippatino da 13 mm. Ho pesato circa 50 grammi di cippato. È leggermente umido, quindi speriamo che funzioni. Caduta una goccia di alcol, non sia mai. Ok, accendiamo, vediamo come va. Ecco, si sta bruciando la parte superiore. Vedete, si sta annerendo. Ora, se tutto va come deve andare, la parte superiore farà da crosta, brucerà l'ossigeno che ha all'interno. Dopodiché la parte inferiore, che non è più raggiunta dall'ossigeno, comincerà a produrre il syngas e quello poi prenderà fuoco dai fori superiori, esattamente come abbiamo visto prima. Se va, perché... E come vi dicevo, leggermente umido, perché quando l'ho realizzato, poi ho sbagliato a non farlo asciugare al sole per un paio di giorni. Allora, ho qualche dubbio che possa prendere, eventualmente li metterò dentro un pezzo di diavolina. Allora, riprendo il video nel momento in cui c'è qualche variazione positiva o negativa. Allora, ho dovuto aggiungere un pezzettino piccolo di diavolina ed è partita la pirolisi. Allora, il fumo che vedete, non so se si vede, ci sono degli sbuffi neri, ovviamente è la diavolina che in questo momento sta bruciando. Però dai lati, non è bella come prima, come pirolisi, però dai lati dei fori, vedete, superiori, ci sono degli accenni di fiamma, non sta andando benissimo. Evidentemente il cippato è ancora troppo umido, quindi mi riprometto di asciugarlo in qualche modo, mi invento un modo di asciugarlo e voglio rifare l'esperimento perché è interessante. Ora attendo che finisca di bruciare la diavolina e voglio vedere se si innesca correttamente un accenno di pirolisi, ma non credo, perché vedo che sta stentando parecchio, quindi questo esperimento, per colpa del cippato leggermente umido, è fallito, ma ve lo mostro lo stesso perché vi può essere d'aiuto, insomma, vi può essere di spunto. Ora che si è raffreddato, ho messo un piattino sotto perché le ceneri si stanno spargendo dappertutto. Vi faccio vedere un po' il risultato, quello che è rimasto. Il pellet, vedete, si è completamente consumato. Sono rimasti pochissimi pezzi. Ecco qua. Questi si sono carbonizzati. Ora, come dicevo, io questo nel terreno di sicuro non lo metto, lo butto via, ma se fosse biocer derivante da legna, ecco, io questo tranquillamente potrei metterlo nel terreno. Il penultimo test che farò è molto interessante. Allora, qui io ho raccolto delle ghiande, foglie secche, bastoncini di legno. Non è anche questo perfettamente asciutto, ve lo dico, perché l'ho raccolto e l'ho tenuto un po' nel garage. Sono ghiande normalissime, piccole, grandi, vedete? Quindi mi sono messo nelle condizioni di poter bruciare veramente quello che troviamo per strada, nel senso in un giardino, ecco. Allora, metto roba mista così, metto qualche ghianda, sono umide, ve lo dico. Ok, guardate. Vediamo se va. Un goccino di alcol. Asciughiamo ciò che è caduto. Ecco, comincia a bruciare l'ossigeno che ha dentro. Sposto la lampada perché... Ecco, sono curioso di questo esperimento, perché se funziona come dovrebbe, dico la verità, comincia a essere interessante, perché davvero permette, con 30 euro, di scaldare quell'oretta e mezza a costo veramente pari a zero, perché è tutta roba che si trova nei giardini. Allora, l'alcol non è bastato, quindi metto un pezzo di diavolina e vediamo quello che succede. Voilà, metto solo centrale. Allora, mi sono spostato all'esterno per il semplice fatto che ho aggiunto un altro pezzo di diavolina e cominciava a fare fumo in casa, quindi non andava bene. Allora, cominciamo a avere una piccola produzione di syngas solo da una parte. Non è bella come fiamma, eh?
Nel frattempo, non ve l'ho detto, ho dovuto aggiungere una manciata di pellet sopra per il semplice fatto che le ghiande, come vi avevo detto, sono umide, quindi non prendeva. Allora ho preso una manciata di pellet e l'ho messa sopra. Rifarò ovviamente l'esperimento e vi aggiornerò poi strada facendo. Però in questo momento sta bruciando in modo abbastanza scarso per i miei gusti. Ecco, come vedete, quel poco lusingas che si era formato, quella pirolisi che aveva iniziato, si è interrotta subito. Mi allontano perché arrivano un po' di fiamme. Quindi anche questo esperimento non mi ha soddisfatto. Allora adesso provo ad asciugare le ghiande e il cippato vicino al camino questa sera e domani ripeto l'esperimento e vediamo come va. Allora, ho rifatto l'esperimento col cippato. Ora tengo tutto spento perché voglio farvi vedere da vicino un po' cosa succede. Cosa ho fatto? Ho messo del cippato che era un po' umido all'interno di questa stufetta e l'ho lasciato dentro il camino per un giorno così che si asciugasse. Ora il cippato è molto molto asciutto. Ora provo a accendere la luce perché si vede poco. Ho messo quindi un po' di diavolina. Ora sta bruciando la diavolina e voglio vedere se parte la pirolisi col solo cippato molto asciutto. Da questa parte, in un secondo momento, ho le ghiande. Ho fatto lo stesso discorso, l'ho lasciato dentro il camino per un giorno, le ghiande si sono asciugate e voglio vedere se riesco poi a far partire anche la pirolisi con quello. Rispetto all'altro esperimento, il cippato arriva fino a lambire i fori, quindi ne ho messo molto di più. Lo sposto dalla parete così gli arriva più aria. Fatico a farlo prendere. Questa è una fase di esperimento per me, quindi gli esperimenti che sto facendo io sono gli stessi che potete fare voi, però se li faccio io e voi guardate questo video risparmiate tempo, perché gli errori che faccio io ovviamente voi non li fate più. Perché è importante mettere una canna fumaria? In questo caso sto utilizzando quella del camino. Perché, checché se ne dica, la combustione provoca anidride carbonica. Una parte dell'anidride carbonica finisce dentro il biochar, diventa appunto quel tipo di carbone vegetale di cui vi ho parlato all'inizio. Una parte dell'anidride carbonica si sviluppa e va via con le fiamme. Quindi non utilizzatelo mai senza canna fumaria, perché è veramente, veramente pericoloso. Un altro discorso da fare è che quando la pirolisi è in atto, non dovete attappare la parte superiore, quindi far spegnere la fiamma, perché il gas continua a sprigionarsi. A quel punto cosa succede? È come il metano, no? Si satura l'ambiente di quel gas lì, basta una scintilla e esplode tutto. Quindi fateci attenzione su queste cose qui. Quindi sempre canna fumaria e se dovete mettere qualcosa sopra, vedete, qui ci sono gli appositi sostegni dove si può appoggiare un pentolino sopra, però c'è dello spazio tra il pentolino eventuale e l'imboccatura della stufetta, ci saranno quei 2 centimetri che permettono alla fiamma di continuare ad esistere. Allora, con il semplice cippato i risultati sono a mio avviso abbastanza scadenti e questo mi dispiace molto perché mi aspettavo una resa maggiore essendo scaglie di legna, in questo caso anche essiccate abbastanza bene. Continuerò gli esperimenti sul cippato puro e poi vediamo un po' quello che succede. Ovviamente farò altri video di aggiornamento. Il cippato ha fallito, ora cominciamo il test. Qua dentro vedete ho le ghiande belle asciutte. Qui cambierò il tipo di innesco, metto un po' di alcol, mi tengo ben lontano dal camino perché c'ho ancora i tizzoni. Mi raccomando, se sperimenti sempre con la testa, eh. Ecco qui, vediamo come va con un innesco diverso. Manca come testa ancora il nocciolino e poi il mix dei vari componenti con un po' di pellet all'interno. Allora, lo scoppiettio è buono, vediamo se va. Metto dentro un pezzo di diavolina perché ho visto che anche qua sta facendo fatica. Ecco, diciamo che se non si usa il pellet, ma si usano cose alternative, biomassa alternativa, cippato in questo caso, ghiande, ramaglie, è un pochino più difficile. Tenetene conto se dovete fare questa scelta, che se dovete bruciare il pellet, allora a sto punto, a parte la resa maggiore, ma non è che c'è tutto sto guadagno. Allora, non nutro grosse speranze, ci rivediamo un attimino dopo che ha preso oppure che si è spenta la fiamma. Allora, ho riacceso perché sta iniziando a succedere qualcosa. Vedete? Allora, l'innesco dentro è terminato e sta partendo piano piano la pirolisi. Ecco, guardate, guardate, guardate. Qua parliamo soltanto di ghiande, foglie secche e qualche rametto, ma soprattutto ghiande. La fiamma non è alta come quando avevo utilizzato il pellet, quindi un pochino più contenuta come dimensioni. Ora io socchiudo il vetro perché mi serve l'effetto camino, che è l'aria che arriva bene sotto i fori, comunque si vede lo stesso.
potremmo lavorare un po' di più e meglio sul discorso ghiande. Magari mischiare le ghiande con un po' di nocciolino, con un po' di pellet. Adesso qui si apre tutta una fase di studio per vedere le proporzioni, per vedere la durata. Però se voi ci pensate, le ghiande sono per terra, davvero a costo zero. Ora sapete che faccio? C'ho un po' di rametti secchi. Piano piano, uno alla volta, lo butto dentro, senza soffocare la fiamma ovviamente. Piccolini, legna molto secca, molto asciutta. Piano piano stanno prendendo i legnetti, l'ho leggermente soffocata, però adesso vedo che si sta riprendendo. Ecco, vedete lo sbuffo di destra, che non è pirolisi, è uno dei legnetti che sta prendendo. Mentre a sinistra abbiamo la fiamma bella della pirolisi, vedete che esce dai fori. Ah, guardate che bella che è. Ghiande e rametti, ma ragazzi è affascinante però, Ha preso. Oh, qua l'esperimento è riuscito. Avevo ancora un po' di tizzoni ardenti da ieri. Ho spostato, ma ora tendono a riprendere fiamma, vigore, ma... Allora, ci avviciniamo. Guardate che bella che è. Ora possiamo metterci, c'è un pezzettino di cartone e c'è un pezzo di corteccia. Anche in questo momento che ho messo la corteccia, vedete, si è un po' attenuata la fiamma. Si sta soffocando, adesso il tempo che prende, se prende, perché vuol dire che se no ho messo un pezzo troppo grosso. Ecco, infatti mi sa che ho messo un pezzo troppo grosso. Oh, va, abbiamo fatto un errore. Tutta esperienza. Metto un pezzo di diavolina, adesso riparte. Quindi per quanto è grande il braciere, quel pezzo che ho messo in quel momento non andava bene. Ci vogliono le scaglie un po' più piccole. Ecco, è ripartita abbastanza bene. E se vi devo dire, la diavolina che è in fondo non ha ancora preso fuoco, è ancora intatta. In realtà si sta consumando e in base alla pirolisi non brucia il materiale che c'è dentro, ma si gassifica, cioè emette gas e viene bruciato il gas. Eccola qui. Ok, sono passati ancora 10 minuti e poi si è spenta. Eccola lì, si sta spegnendo. È stato un bel test. Allora, siamo giunti alla fine di questo lunghissimo video. Scusate se vi ho tediato, è stato un po' lungo perché gli esperimenti sono andati avanti anche oltre la videocamera. Figurati, ho tagliato un sacco di scene. Manca tutta la parte col nocciolino, per il semplice fatto che il nocciolino non funziona con queste stufette qua. A prescindere dal braciere, che ovviamente è largo, vedete, ma non è quello il problema. Ho provato anche a mettere un fondo di pellet e sopra un bel po' di nocciolino, non c'è verso, il nocciolino non brucia, o meglio non gassifica, e non si avvia la pirolisi col nocciolino, non c'è niente da fare. Mi sono consultato, come vi dicevo all'inizio del video, con chi ne sa più di me, che le usa, non queste, ma usa la pirolisi a livello molto molto avanzato. Dovete sapere che in Italia esistono persone che ne sanno veramente tanto sulla pirolisi, ho avuto la fortuna di conoscerne uno o due, e mi hanno confermato che il nocciolino non funziona, non va bene. Allora, tiriamo le somme. Le ho sporcate un po', vedete, si sono un po' ossidate, non sono più belle come prima, ma importa poco. Mi sono divertito tantissimo, ho imparato un sacco di cose e qualcosa spero di avervi trasmesso. Il pellet è il suo biocarburante ideale, solo che il pellet siamo sempre lì, a 12 euro al sacco, non è che abbiamo risolto moltissimo, insomma. Il cippato non funziona, non c'è verso, il cippato non va bene. E una bella sorpresa sono stati invece i rametti, le ghiande, le foglie secche, che per quanto siano semplici come materiali e comuni, alla portata di tutti, veramente hanno avuto una bella sortita, mi sono piaciuti. Ovviamente durano poco perché il braciere è piccolino, ce ne sta poco. Non è legna compressa come il pellet, quindi quando è qualche minuto finiscono. Però se si aggiunge periodicamente qualche rametto o qualche corteccia, qualcosa, vedete che la fiamma poi riparte e la pirolisi continua. Ovviamente è qua, è tutto in piccolo, è un esperimento. Queste sono stufette da campeggio, sono studiate per cucinare all'aperto, non per fare pirolisi in casa, ovviamente, però come base per un esperimento, per imparare un pochino la fisica che c'è dietro a un tipo di combustione diverso dal solito, io le ho trovate veramente utili. Mi manca ancora l'esperimento del pellet all'interno della cucina economica. Farò un video a parte perché mi sono dilungato un pochino troppo e non volevo superare i 30 minuti, ma mi sa che li ho superati ugualmente come video. Bene, allora
Questo video finisce qua. Tutto quello che avete visto è riferito a queste stufette da campeggio. Cambia la forma, ma più o meno la sostanza, se ne trovate altre, quella è. La fisica che c'è dietro la pirolisi è più o meno questa, ovviamente con braccieri grandi, con stufe grandi, con manufatti più grandi, cambia completamente il tipo di combustione, la durata, la potenza, siamo su un altro livello. Però questo per iniziare, per imparare, io l'ho trovati veramente comodi. Ok, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla e a me può fare la differenza per capire se continuare con questo genere di video o cambiare strada e magari rallentare un attimino e valutare altri argomenti, insomma. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo la settimana prossima.